Buongiorno ragazzi, sono di nuovo in giro per i boschi della mia valle. Tanto per cambiare mi fermo ogni tanto nel posto dove ho sempre raccolto dei bruscandoli. Sentite? In quegli alberi lassù? Gli uccellini che cantano per voi? Comunque vedete che sono gli ultimi ormai, vedete? Gli ultimi germogli di lupolo che stiamo raccogliendo. E oggi ci faremo i soliti spaghetti con gli amici. Comunque, vedete, questi qui li ho già raccolti. E per due persone, anche tre bastano per fare una bella spaghettata. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Visto? Che non stavo scherzando? Eccoli qua. Due sono qua. Ogni tanto incrocio dei ciclisti che, mio Dio, si fanno 20, 30, 40 chilometri su queste strade qua. A un amico gliel'ho chiesto, dico: ma non ti stanchi andare in bicicletta? Mi fa: sì, ma il moto fa bene. Cioè, va bene, ma la moto fa prima. Adesso, tanto per giocare, vi faccio vedere come in Sicilia si fanno le piccole insalate di limone e anche di arancia. Se ci fossero, si possono fare mischiando i due insieme. Ecco qua un bel limone come quelli che si vedono in Sicilia, belli, di quei limoni anche di Amalfi, va bene, va tolta la buccia più o meno in questo modo qua, cioè lasciando la pelle bianca, guardate, vedete lo spessore della pelle bianca, va bene, poi va tagliato a fette e poi a quadratini come quello là. Ecco, guardate il procedimento. E poi ogni fetta va ancora tagliata in quattro. Ecco qua. Adesso i limoni sono stati messi in un bowl, in una piccola terrina. Aggiungiamo sopra il sale. Cubine, voce del verbo quanto basta, che è un verbo, ragazzi, ricordate. Ecco, e li lasciamo riposare in modo che il limone dia fuori un po' i suoi umori, il suo succo. Fate sempre tutto con le mani, perché se le mani sono pulite è la migliore mestola e la migliore forchetta che ci sia. Nel frattempo che il limone assorbe il sale, l'amico Tonino mi riempie il bicchiere. E cosa c'è di me? Se avete sentito il rumore, sentite il rumore. Cloc, cloc, cloc. Che meraviglia! E continuiamo per la storia dell'insalata di limoni. Ecco, adesso Tonino ci raccoglie un po' di foglia d'aglio. È logico che non tutti avrete la foglia d'aglio a disposizione, va bene? Di conseguenza vi farò vedere anche come usare con l'aglio normale. Però se ci mettete anche un po' di foglia d'aglio tritata dentro, vedete? Ecco, è molto meglio. Intanto che sono un po' bastardo io, perché sono sagittario ascendente bastardo, vi faccio vedere che meraviglia che è la salvia di Tonino. Guardate che foglie, scusate, in rapporto alla mia mano, guardate che foglie. Questa è una foglia di salvia, da spavento. Questa qui fritta è una meraviglia. E più avanti vi farò vedere anche come si fanno le foglie di salvia fritte. Nel frattempo che il limone ha dato un pochino della sua acqua per levare col sale, perde una parte della sua acidità, io ho preso l'aperitivo, non ve lo voglio. Saluto a tutti ragazzi. Allora, ecco il nostro limone, è rimasto un quarto d'ora con quel pizzico di sale che avevamo messo, ha dato un po' d'acqua, adesso Tonino gliela leva, vedete che sul fondo si è fermato un po' d'acqua, la fa colare, ecco che è colata. In quella parte lì c'era la parte più acida e più amara del limone. A questo punto aggiungiamo l'aglio, le foglie d'aglio. Se non le avete, limitatevi all'aglio schiacciato, non rompetelo perché ve lo trovate in bocca. Lasciatelo schiacciato, che chi non lo ama, poi alla fine da solo il profumo lo potete togliere dopo. Adesso aggiungiamo l'olio d'oliva extravergine, mi raccomando. Se poi è di oliva taggiasca, ancora meglio, ve lo dice un taggiasco, ve lo dice. Ora, meraviglie delle meraviglie, pensate un po', al tutto aggiungiamo un pochino di acqua. Acqua fresca, di sorgente, noi qui l'abbiamo la sorgente perché siamo in montagna. Aggiungo una cosa,
non abbiamo tolto l'acqua e tutto il resto per il semplice fatto che non ho messo l'arancio. Se facevamo una cosa mista tra arancio e limone, va bene, rimaneva più un agrodolce, più simpatico. Ecco, adesso Tonino rimescola e lo lasciamo riposare un momentino e poi ce lo mangiamo. È meraviglia delle meraviglie, provate a farla a casa e vedrete. Però mi raccomando, trovate questi limoni qua. Vedete la grandezza, vedete quelli che hanno la pelle molto, la buccia, diciamo la pelle bianca molto spessa. Ok, volevo solo aggiungere una cosa. Se qualcuno trova troppo forte il gusto del limone solo, da solo, così per se stesso, si può aggiungere un pizzico di zucchero. Adesso sta a voi decidere come farlo. Noi lo mangiamo così. Ciao ragazzi, a dopo. Tonino, da vecchio siciliano, mi raccontava che questa insalata, che è l'insalata dei poveri d'estate, le vecchiette senza denti che non potevano mangiarla, aggiungevano più acqua e poi pucciavano la mollica di pane nell'acqua e se la succhiavano così. Dice, lui mi ha detto mangiare da Dio, io dico mangiare da Tonino. Allora, vedete, qui la cipolla di Tropea, è logico che cipolla di Tropea piantata in Liguria, dunque con tutto rispetto, io sono amico di molti calabresi che mi hanno sempre detto la cipolla di Tropea vera, è vera cipolla di Tropea entro 3 km dalla città di Tropea, fuori non è più cipolla di Tropea perché è un fattore di microclima, di terra, di tutto quello che vuoi. Dunque anche le cipolle di Tropea qui non sono buone come laggiù, dunque tanto ci voglio bene, ma la mangiamo lo stesso. Nel frattempo ci tagliamo due fettine di pancetta, che vuoi non tagliare due fettine di pancetta, che ce le facciamo come aperitivo, perché non puoi bere un bicchiere di vino di Barberino dell'Oltrepò Pavese senza la pancetta. Va là, taglia, va. Taglia, che non so più cosa abbiamo dire. Abbiamo fatto anche qualche fiore di zucca fritto, è il mangiare dell'estate. Due fiori di zucca fritti insieme all'insalatina di limone, un po' di pancetta, un po' di mortadella, un bicchiere di vino e un po' di pane fresco, e che il buon Dio ci mantenga la salute. E il fresco di questi piccoli, piccole sorgenti, piccoli ruscelli di montagna. Che ti portano giù un'acqua. Ah, che meraviglia! Adesso bevo e mi levo la sete. È meglio del vino. Forse ho bestemmiato, ma comunque fate finta di niente.